Ciao a tutti amici, da vari giorni vi annunciavo che questo grande giorno sarebbe arrivato e in effetti recupero dandovi aggiornamenti tutti insieme. Prima di tutto, stasera alle 9:30 torna mia figlia dall'Italia dopo più di un mese e non ce la facevo più, prima cosa. Seconda, notate per caso un'ambientazione vagamente diversa dalla solita? Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo anche cambiato casa e dopo mille peripezie, spero sia veramente stavolta quella giusta. Ora c'è vento, quindi ho chiuso le finestre, ma non so se si può notare che oltre ad avere la piscinetta si vede Lobos da qui. Beh, per chi conosce Corralecro probabilmente non c'è bisogno di specificare in che zona sono e quindi quasi quasi evito di farlo per privacy, però devo dire che aspettare Natalì in questa nuova casa è stato quasi un rinascere perché le peripezie che mi sono capitate quest'anno, se qualcuno pensava che con la storia dell'altro anno, il pappagallo, tutta quella disavventura mostruosa, le mie vicissitudini nell'argomento abitativo fossero finite, ma quando mai? E sempre, non tanto per... Sì, l'ingenuità ce l'ho sempre, un po' troppa, però devo dire che... Certe volte mi capitano proprio, diciamo, di quelle che pure le mie amiche sveglie forse non l'avrebbero previste così tanto. Certe sole, certe delusioni, diciamo soprattutto l'incontro con persone che si dimostrano amiche, che sembrano pure normali, perché in questo caso, insomma, uno chef, un personaggio che più o meno si comportava come amico da un anno. E invece ti rendi conto che veramente la più squallida forma di ladro, truffatore, abbietto, tra l'altro alzando la voce a una donna, mostrandosi prepotente, ho saputo pure che, per fortuna, vedi, il karma esiste, l'hanno tipo ripreso questa persona a fare un atto illegale, quindi probabilmente passerà pure dei guai, senza assolutamente che io abbia fatto nulla, perché dovete sapere che tra l'altro ho assolutamente smesso di pensare che in quest'isola se ti fanno una truffa, un sopruso, una violenza, un'ingiustizia, possa avere qualche senso andare alla Guardia Civile e denunciare. Non ce l'ha senso. Qua diciamo che c'è tanta libertà, nel senso bello, ma anche tanta libertà nel senso che poi c'è un notevole abbandono su certe cose, per cui diciamo che non voglio dire proprio la legge della giungla, anche se più o meno stiamo là, però diciamo che devi apprendere, imparare a campare sfruttando il lato meraviglioso di questa atmosfera di libertà che si respira e riuscendo più o meno a costruirti un tuo metodo personale per poter essere comunque un cittadino che non subisce abusi di ogni genere, soprattutto quando si è donne, madri, single. Ecco, trovata la pietra filosofale di come, posso essere volgare, sono sola, di come non farsi rompere i coglioni da tutto il mondo in maniera più o meno significativa, perché c'è il parlare male e vabbè, il calunniare va un po' meno bene, ma poi ci sono proprio anche appunto minacce, gente che ti mena e io non me ne sono risparmiata nessuna qua. Però appunto, se ti aspetti di essere difeso dal punto di vista legale dalle istituzioni... Vabbè, diciamo che potevo essere già diventata bacucca e decrepita se mi aspettavo questo, ma come vedete, e ho torto collo di tanta gente, sto ancora qua. Tra l'altro vi confesso che vengo da giorni in cui, proprio per una marea di motivi che riguardavano il cambio di casa, il lavoro, gli orari, tutto, di tutto e di più, sono stata assente non solo e non soltanto, e non tanto da YouTube, quanto purtroppo anche un po' da amicizie personali. Forse ho fatto pure arrabbiare qualcuno e deluso qualcuno che però non sa tutto quello che mi è successo. E devo dire che anche in questo, l'altro anno quando mi succedeva qualcosa, vabbè, sarò autoironica, lo dico, tra poco mettevo i manifesti. Quest'anno, ragazzi, l'esatto contrario, me ne succedono, ma di più grosse, di quelle che raccontavo prima. Però appunto ho capito come ci si deve muovere qua. E quindi vi racconto soltanto quello che si può raccontare senza calpestare i piedi troppo a nessuno. Come di fondo è da un bel po' che io penso, proprio come filosofia mia di vita, credo di averlo detto già più volte, che il mondo alla fine è di chi, se gli fai del male, te perdona. Ma non è il perdono nel senso cattolico, così è. No, il perdono più che altro è nel senso del comprendere
La pochezza umana, comprendere le ragioni che fanno muovere a volte malissimo le persone, perché poi di fondo siamo tutti umani e c'è sempre un motivo, anche quando qualcuno è orribilmente stronzo, ha un motivo, di sicuro è una persona infelice, perché io persone veramente felici della loro vita, orribilmente stronze, non le ho ancora conosciute. Quindi, nel frattempo, per la gioia anche di Juanino, che adesso c'ha proprio il suo giardinetto, uno spazio aperto meraviglioso, io non vedo l'ora di mostrare a Nathalie il nuovo contesto in cui noi viviamo. Oggi, per fortuna, tra l'altro, avevo avvertito in tempo, visto che Nathalie arriva alle 9:30, mi ero fatta mettere un orario dalle 8 di mattina alle 4 di pomeriggio, in modo da stare adesso già super, super rilassata. Non è vero, sono elettrica, emozionatissima che torna Nathalie, però rilassata nel senso del fine, soltanto a predisporre il suo arrivo. Che poi, tra l'altro, questa cosa di raccontare un po' meno, insomma, i fattacci che capitano qua, mi viene da dire che non venga preso come un aprirsi meno e un raccontare meno dell'ambiente, perché io so che anche se c'è stato sempre uno stuolo di voci critiche, eppure rosicone, dai, diciamolo, nei miei confronti, c'è stato sempre anche tantissimo affetto, supporto e persone che mi hanno fatto veramente bene nel dirmi no, continua, io ti seguo, voglio sapere tutto, meno male che qualcuno parla come te, che non dicono solo stronzate, stile Frigo Ica. Oddio, scusate, non lo dovevo dire! Però detto ciò, in realtà mi viene da pensare che forse anche questa si chiama maturazione, o a 40 anni e passa si può ancora maturare, sì, basta che non diventiamo marci più che maturi. Però sì, mi viene da dire che piuttosto che una persona sempre agitata e stressata perché gliene succede una e la racconta, non sapete perché mi hanno fatto questo, 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 questo e questo, cioè come facevo io prima, che per carità con tutte le ragioni, perché il bello è che mi autocritico, ma ce ne avevo tutte le ragioni, però di fatto quell'atteggiamento non paga. Mentre poi mi rendo conto, e me ne rendo conto perché mi sta succedendo, non che l'abbia programmato, ma che se in realtà nonostante è l'avverbio più di moda del mondo, è tutto nonostante, però ti si vede poi felice, tranquilla, che la vita te la godi e che alludendo a un certo mondo dici guardate, ho capito semplicemente come si vive qua, non pensare che la giustizia ti farà giustizia. Io credo che poi alla fine una cosa così da una persona che sta calma racconta ancora di più com'è questo ambiente che non le recriminazioni giustissime, però nervose, agitate, angosciate di una persona che le stava ancora subendo come me l'altra estate e che in realtà aveva quasi bisogno di dirle come se questo potesse in qualche modo fargli da testimonianza. Ma quale testimonianza? Ti prendono solo per matta a te. Qua devi imparare a sorridere, apparentemente, ma in realtà c'è un lavoro dietro, di fronte anche all'orrore umano. Però devo dire che questo atteggiamento, appunto, non solo paga a livello personale, perché io sono stata proprio meglio, ma in realtà poi probabilmente il messaggio passa pure di più. Cioè, se vuoi stare calma, serena, allegra, dopo 3 anni che vivo qua, lo dico a gran voce, non aspettarsi nulla dalla società intesa come legalità, difesa dei diritti delle persone, giustizia, rispetto reciproco, questo no. Questo non è la norma, poi ci sono tantissime belle persone, meravigliose, rispettose e fantastiche, infatti le conosco e le frequento, però a livello sociale, a livello di istituzioni, no, non c'è un clima per cui, cioè per noi che veniamo dall'Italia, beh ve lo dico, se questa è una cosa che pensate, no, rimanete là, perché in Italia ancora se fai una denuncia un minimo ti danno retta, qui proprio stai a dar fastidio a loro, quindi... Questo, vabbè, ho già detto troppo, però per dire che alla fine si vive meglio se proprio scegli di vivere qua, perché poi un fondo di verità ce l'ha pure il fatto di dire oh, te lo sei scelto qua, mica ci hanno mandato in esilio come a Unamuno, ci sono voluta venire, quindi in effetti facendo un lavoro magari molto più lungo, culturale, sui figli che si crescono qua, quindi sul fatto che magari un giorno qua arriverà anche un po' più di evoluzione culturale, sociale, eccetera, grazie a quelli che oggi sono bambini e tra pochi anni saranno gli adulti di domani. Ecco, questo è il lavoro che si può fare, perché gridare a gran voce contro le ingiustizie di questa società, essendoci pure venuto a vivere da fuori scegliendolo, mi rendo conto che poi
Non funziona, non paga, ti crei problemi da sola e rischi anche che le persone mettano in dubbio la veridicità di ciò che racconti. Allora, meglio quasi sorvolare, alludere e consigliare un modo migliore di vivere che credo si veda, tra l'altro, che funziona un po' di più. Beh, direi che adesso mi dedico decisamente a rilassarmi un po', preparare stanza, cose varie, spesa, tutte sorpresine che ho in mente e vi aggiornerò quando arriva anche Natalì. Finalmente, finalmente mi risentirò completa.